ci siamo a Padenga del Garda, sul lago di Garda. Naturalmente con questa manifestazione abbiamo voluto sottolineare l'evento street food organizzato da Itinero. Abbiamo con noi Massimo Morelli, che è il responsabile di questa bellissima idea, Bollicine di Strada. Bollicine di Strada insieme con Folla d'Or, che ha voluto esservi accanto in questo momento. Com'è nata l'idea? Allora, l'idea è venuta così. Io e il mio amico Nicolò, che è il mio socio in questa avventura, che è proprietario di un bar a Milano, giravamo per eventi street food come consumatori e ci siamo accorti che le proposte che ci sono o birra, o bibite, oppure acqua, e non c'era nulla di alternativo. Se uno voleva bere un bicchiere di vino, sì, magari c'erano dei vini locali, ma non c'era una proposta esclusivamente dedicata al vino e in particolar modo agli spumanti. Io, siccome sono il Worldwide Ambassador di Folla d'Or Prosecco, mi sono detto, posso cercare di mettere insieme le due cose. Quindi abbiamo creato una società, abbiamo registrato il marchio Bollicine di Strada, io e Nicolò siamo andati insieme dall'azienda vinicola Folla d'Or, abbiamo presentato il progetto, loro ci hanno creduto, e io li ringrazio per questo, e dopodiché un anno fa abbiamo cominciato circa a realizzare il food truck. Ha preso un po' di tempo, gli eventi erano sospesi per il Covid, e quindi a giugno di quest'anno siamo ripartiti alla grande con i primi eventi e continueremo per tutta l'estate fino a fine estate, ma anche con l'inverno, perché ci sono già delle iniziative allo studio per l'inverno. Sicuramente per il futuro avete già delle grandi idee. Quali sono? E poi parlaci un po' di questi vini. Guarda, le idee per il futuro sono tantissime, alcune sono in cantiere, alcune sono proprio abbozzate, ce ne sono alcune che sono già realizzate. La prima, inizieremo a fare degli eventi privati. Siamo stati richiesti per alcuni matrimoni, in ottobre gireremo al nord Italia per alcuni matrimoni, per alcune feste di laurea. La seconda sono i mercatini di Natale. Quanto riguarda i vini, noi presentiamo la gamma completa dei vini Folla d'Or, dai frizzanti agli spumanti, dal Prosecco DOC al Prosecco di OCG Valdobbiadene Superiore. In particolar modo qui abbiamo l'ultimo nato, che è il Lelia, il Prosecco DOC Treviso Rosé, ma abbiamo tutta la gamma degli OCG, abbiamo l'Extra Brut, abbiamo il Torre di Credazzo, abbiamo persino anche il Cartizze, che nonostante sia una piccolissima produzione è sempre molto apprezzato.